tutti e bentornati. Scusate il terribile ritardo, ma ho avuto un po' di cose da fare. Ma ciancio alle bande, o bando alle ciance, come si suol dire, e partiamo subito a capofitto con un altro horror, questa volta thailandese. Buddy, o anche Buddy Soap 19, cioè corpo nella cella numero 19, è un interessante horror psicologico, ma non solo, con tanto di deliri, stati onirici molto vividi e allucinazioni, il tutto incastrato in un'enorme Inception sul filo del rasoio. Esce in Thailandia nel 2007, ma in Italia vedrà la luce solo nel 2011. Il regista, Pawin Purijitpanya, credo di aver violentato questo nome, scusatemi, qui è il suo esordio, ma comunque conosciuto meglio anche per horror corali come Fobia, racconta di splatter e amore, di omicidio, di follia, di splendide voci e un po' di magia. Ispirato a veri fatti di cronaca. Sì, se andate a cercare... Racconta con uno stile molto simile a The Ring, quello giapponese che fa sotto, e a The Grudge, sempre l'originale, però lasciando da parte le leggende metropolitane. Anzi, sapete che vi dico? Mi ha ricordato un po' The Ward, il reparto, per quanto sia disturbante questo film, quindi ho detto tutto. Chon, il protagonista, è vittima di angoscianti incubi notturni e allucinazioni vivide, addirittura. Vi hanno insegnato cosa succede al vostro cervello quando non dormite per... tot tempo, no? Arriva Freddy Krueger che... di una donna, come dire, smembrata. Preoccupata per la salute psicologica del fratello. Te credo, perché questo è un ragazzotto qualunque che inizia a urlare all'improvviso, non lo so, è a lezione di ingegneria, perché è uno studente di ingegneria, a un certo punto fa... Vorrei vedere. Lo convince a farsi vedere da uno psichiatra. Il giovane è sempre più convinto che non si tratti di un semplice disturbo, anzi che lo spirito inquieto di questa povera donna stia cercando aiuto. Fino a quando un inquietante gatto nero CGI lo condurrà all'obitorio e più precisamente alla cella numero 19. Dopodiché saranno gattini amari per tutti, ragazzi. Mari è un interessante assemblaggio di thriller psicologico, di horror, ma anche di veramente magia e poesia allo stato puro. No, io non so come farvi capire quanto sia particolare, perché il genio si nasconde dietro questa pellicola. All'inizio potreste provare il terribile impulso di spegnere la TV, cambiare canale, prendere il computer e lanciarlo contro una finestra, ma resistete, vi prego, resistete. Non fa parte dei classici canoni orientali horror. Ok, sì, ritroviamo i capelli neri che te li ritrovi nel bagno, te li ritrovi nel panino, te li ritrovi dappertutto, quello è vero, ma vi assicuro che la sceneggiatura è un vero percorso a ostacoli, ed in senso positivo. Ignorate il comparto recitazione soprattutto del protagonista, che ha un cicinino sopra le righe, e se ce l'avete fatta con Twin Peaks, io non ce l'ho fatta. E alcuni effetti visivi veramente collaterali, vi accorgerete che molto probabilmente è tutto voluto. Perché in realtà si sta distruggendo pezzo dopo pezzo ogni vostro preconcetto. Tutto quello che l'inizio del film può avervi fatto pensare, può avervi indotto a pensare, verrà distrutto pezzo dopo pezzo grazie a una gestione veramente scorretta della storia. Ognuno ha la propria opinione, ma io credo veramente che il regista si sia divertito a trollarci con questo Chon inetto, incapace, che gli dice... con questi effetti veramente estranianti, soprattutto se consideriamo la magia della fotografia, la magia della musica, la magia di alcune scene, di alcune inquadrature veramente quasi da Oscar. Se riuscite a far combaciare tutti questi pezzi, allora capirete che c'è davvero qualcosa di molto, molto importante nascosto in questo film. E lo capirete ogni volta che sentirete la musica. Quindi abbiamo un ritmo serrato, delle situazioni quasi kafkiane, e se devo dirla tutta, i pochi momenti di calma non rallentano il film, anzi servono, almeno secondo me, ad aumentare quello stato di malessere interiore che permana un po' tutto il film. E quindi vi chiederete, perché unire pura poesia al trash? Provate a guardarlo, poi sappiatemi dire. Perché questo non è un film da guardare in gruppo, soprattutto se è voglioso di cacciara. In quel caso potrebbe finire in due modi. O venite accusati di omicidio, o venite giù. Attenti quindi a cosa cercate, perché questo gioiellino non può assolutamente mancare in una videoteca horror. Però deve piacervi il genere e
Bisogna avere la pazienza e l'apertura mentale, dargli il tempo e l'attenzione che meritano. Sicuramente, data la sua peculiarità, non potrà piacere a tutti, ma se lo guarderete in gruppo, vi assicuro che non vi piacerà, che vi lascerà un senso di compiuto e che avrete sprecato una serata, perché di bei film trash da guardare, in compagnia soprattutto, ce ne sono tanti e questo non è assolutamente uno di loro. Anche se quando guarderete a volte quegli effetti speciali, potrebbe venirvi qualche dubbio. Se invece dopo tutto questo decantare di amore, poesia, horror e trashate vi sentite un po' affascinati, intrigati da questo film, allora guardatelo. Vi saprà lasciare qualcosa di disturbante. E qualcuno di voi l'ha visto invece? Che ne pensate? Vi ha lasciato qualcosa? Ho dimenticato qualcosa che poteva essere appiccicatoso di spettatori? La recensione è finita, spero davvero di avervi intrigati e di avervi un po' anche disturbati. Ciao, alla prossima!